Un altro sabato firmato Nami, questa sera con i Coracor Band. Perché ti sento sulla pelle.
Buonasera direttore. Buonasera a te. Abbiamo naturalmente tantissime cose da dire, al di là del cambio menù e quindi tanti ingredienti, tanti per i palati sempre più esigenti, potremmo dire, qui al Nami in Cucina. Sì, manca poco perché stiamo facendo praticamente le ultime prove per inserire nuovi piatti. E poi arriveranno finalmente le chiacchiere. Sì, allora a metà febbraio ci sarà il cambio menù, quindi inseriremo tanti nuovi piatti, tante nuove pizze, ma ecco, prima della metà di febbraio dobbiamo ricordare che ci sono le due date importanti, perché abbiamo il 13 che è Carnevale. Sì, lui ricorda le date importanti, io ricordo le chiacchiere. E tu ricordi le chiacchiere perché al momento in cui abbiamo parlato di Carnevale, la prima domanda, ma devo mangiare le chiacchiere? Dove stanno dove le chiacchiere? Stanno le chiacchiere? Dacci il tempo. Sì, ancora non è arrivato. Quindi vabbè, col Carnevale tutti i piatti tipici, vale. Quale il coppo di polpette, inseriremo il coppo di polpette tipica del Carnevale, la lasagna, faremo due lasagne, sia una bianca che la classica napoletana, il sanguinaccio e tante tante altre praticamente pietanze del Carnevale. Ma poi arrivano gli innamorati e che cosa gli facciamo? E infatti poi il giorno dopo Carnevale, che ci siamo vestiti in maschera, diventiamo seri e ci dedichiamo alla nostra dolce metà. Quindi, anche tu lo farai? No, ci dedichiamo in senso che noi... dolce metà degli altri? Noi a questo punto dedichiamo come dire, la nostra professionalità. Scusami, per fermati, rendere... io voglio sapere tu a chi ti dedichi. Io mi dedico al ristorante, purtroppo. No, purtroppo allora, nient'altro, solo al ristorante. Io non so amare. Domani è il suo compleanno e lui si dedica esclusivamente al ristorante. Sì, allora in pratica dicevo praticamente che dove eravamo? Che non sai amare. A San Valentino, quindi purtroppo devo dire che amare occupa tempo, no? Quindi praticamente quindi bisogna dedicarsi e quindi questo è un tasso dolente per me perché... Come dire, vabbè, sembra che ogni San Valentino è quello sbagliato, quindi arriverà anche il San Valentino giusto per me. Bravo, arriverà anche il tuo San Valentino prima o poi. E quindi niente, dicevamo, quindi arriverà il San Valentino, ci dedicheremo a questa bellissima giornata dedicata agli innamorati, dove realizzeremo diversi menù, c'è una cena romantica, una cena passionale, quindi abbiamo due possibilità di cene, o romantico o passionale, come ti senti così sceglierai la tua cena. Sarà a lume di candele con musica romantica, ci saranno delle sorprese che verranno poste alle coppiette e quindi sarà, ecco, un giorno particolare per tutti. Ma non è che poi li fai anche bisticciare? No, immagino, sai, fa le domandine un po' piccanti, un po' vedo che risponde l'uno, vedo che risponde l'altro. Farli bisticciare non è il nostro intento, anzi il nostro intento è quello di fargli trascorrere una serata bellissima e rendere quella serata, come dire, romantica indimenticabile. Unica, e rafforzare questo amore, no? Perfetto. E questo sono Carnevale e San Valentino, ricordiamo qualcosina insomma? Sì, allora Carnevale e San Valentino, parlando del Nami in Cucina dove ci troviamo ora, ricordo che abbiamo sia una cucina che una pizzeria, quindi abbiamo due menù con tante specialità. Per quanto riguarda la pizzeria abbiamo diversi impasti, impasto integrale, impasto ai 5 cereali, impasto senza glutine, l'impasto al germe di grano e a breve potrete assaggiare anche nel nuovo menù l'impasto alla birra, dove avrà una lievitazione con la birra artigianale, quindi si sentirà questo aroma della birra proprio nell'impasto e sarà ancora più leggera perché effettua 48 ore di lievitazione, quindi è ancora più prolungata, quindi ci saranno delle novità per quanto riguarda la pizzeria. Mentre ritornando alla cucina, a breve, quindi a metà febbraio, avremo questo cambio del menù con tutti i nuovi prodotti che ci offre la nuova stagione e tanti piatti che lo chef sta praticamente provando e costruendo il piatto lo sta costruendo in tutte le sue parti per dove mettere anche quel po' di arte, perché il piatto, certo, vuole anche questo, colori, composizione con praticamente... Vuole l'occhio, cioè, vuole tutti i cinque tutto. Sensi dobbiamo praticamente... Sì. E quindi questo è un po' quello che è il nostro Nami in Cucina. Vogliamo siamo ricordare aperti, sì, siamo sì. aperti 7 giorni su 7, pranzo e cena, dove la mattina abbiamo delle formule menù molto convenienti e
menù veloci per il praticamente... lancio quello proprio veloce, rapido. Sì, perché diciamo che questa è una zona dove siamo vicino all'università di Fisciano, abbiamo la zona industriale, ci sono molti liberi professionisti che si trovano di passaggio, quindi dobbiamo offrire una formula veloce perché hanno poco tempo da dedicare al pranzo, però in quel poco tempo riusciamo a coccolarli e a fargli trascorrere quella mezz'oretta come dire nel modo più perfetto. E quindi questa è la mattina, mentre la sera abbiamo il nostro ristorante, abbiamo diverse sale, sono 4 sale per cerimonie, ma anche ogni sala è dedicata a un tipo di cucina diversa. Abbiamo la sala braceria, la sala pizzeria, la sala cucina e la sala per le feste dei bambini, dove è al piano superiore, dove ecco appunto, se dovete festeggiare la festa del vostro bambino, sia di un anno o di 7 anni, o se volete festeggiare voi sotto il bimbo tranquillamente, sopra anche. Soprattutto il sabato sera c'è l'animazione gratuita inclusa, quindi insomma ogni sabato sera sappiate potete venire qui, portare tranquillamente i bimbi, loro sono sopra che giocano e voi giù che mangiate e chiacchierate, belli proprio, in grazia di Dio. Eh sì, perché sapete che il proprio bambino è in buone mani, è la cosa più bella che ci possa essere. Sì. Infoline. No. Allora, infoline nel 366-71-78-085 e potete chiamare in qualsiasi orario, mentre il fisso è 089-82-60-81. Vi ricordo che abbiamo una pagina Facebook, NAMI, dove potete trovare tutte le informazioni, gli eventi, tutte le serate che organizziamo, e poi c'è un sito www.namilife.it. Per qualsiasi cosa potete mandare un WhatsApp, un messaggio al numero del cellulare che vi ho appena annunciato, e niente, siamo qui, veniteci a trovare. NAMI in cucina. Ciao. Hai visto? Ah? Funziona anche da sciarpa. Only one.
eccoci qua. Ma ci siamo, tu eri lo stesso che era lì dall'altra parte, sì, Nami in cucina. Il cappottino, vedi? Ah, no, io sono uguale, sono invece. Diverso. Avrei notato che sono io la mia treccia e il mio montoncino, non è cambiato nulla. Allora, io sono la stessa, tu sei lo stesso, ma gli argomenti non sono gli stessi. Sono diverse, sì, ne parliamo di altro. Parliamo altro. Sempre di Nami, ma non Nami in cucina, Nami qui, Nami proprio. Siamo qua perché ci vogliamo divertire, quindi ecco, dal ristorante passiamo al Nami in bar per trovare questo ambiente, come dire, di divertimento. Eh certo, di musica, di ballo. Poi tra l'altro una cosa importante che sicuramente interessa a molti è che qui al Nami in bar, Nami in disco, c'è anche una sala dedicata ai fumatori. Ah sì, questa è un'altra cosa. Questa cosa infatti io non ricordo mai di dirla, ma è importante. Abbiamo una sala dedicata unicamente ai fumatori, quindi insomma c'è una sala, sì, che ha degli aspiratori che praticamente puoi fumare all'interno della sala dove c'è la musica. Questo perché ogni volta dobbiamo dire una, poi è difficile, sono talmente tante le cose della mia ogni volta da dire che insomma è difficile anche ricordarsele. Sicuramente la programmazione della mia è molto vasta, quindi partiamo da quella e poi arriviamo insomma al resto. Sì, allora partiamo praticamente dal mercoledì. Avrai notato che io dico sempre insomma? Io invece dico un'altra cosa che pure... C'hai cioè, anche tu un intercalare. Sì, dico sempre spesso. Ma voi ci dovete correggere. Vabbè, così insomma. Non si annoiano, no, poi dopo saranno, come dire, una volta che ci seguiranno sempre, conoscono le nostre doppie. Quindi poi se non ce le sentono dire si preoccupano. Va ci bene. Doppiamo spesso. Di sicuro voi ci sentirete sempre parlare. Questa è tutta la sera che io sto così, comunque. Eh no, perché ti sei affezionata a sta freccia. Non trovi la posizione... Non trovo pace, sì, ragazzi, dopo non trovo la rotoliamo vicino al... Vabbè, così. Insomma, mi domando la principessa Sissi con quei capelli in modo di raperonzolo lunghissimi come facesse. L'ho persa, dov'è? Ok, eccola qui. Comunque, Nami, partiamo con la programmazione. Allora, sì, Nami partiamo subito, inizia la settimana con il mercoledì, dove abbiamo la serata karaoke con Vincenzo Somma. Serata molto divertente dove iniziamo con, dalle 9 con il karaoke fino alle 11 e dopo le 11 Vincenzo Somma si dedica a un repertorio diciamo ballabile dove fa un po' di caraibico, un po' di balli di gruppo, un po' di disco fino a terminare verso l'una. È una serata che diciamo la facciamo già da diversi anni e è un appuntamento fisso settimanale dove c'è un bel po' di seguito e, dopo il mercoledì abbiamo il venerdì dove è ugualmente una serata che va avanti da diversi anni, è la serata praticamente con la serata caraibica dove ci sono delle scuole di ballo che ogni venerdì vengono qui, fanno degli spettacoli diversi, ci sono tanti salseri che vengono qui ad esibirsi e quindi a passare questa serata particolare. Abbiamo il caraibico in preserata, quindi dalle 10:30 fino alle 12:30 una e dopo la seconda parte della serata prendono posto in pista Carmine Caudini e Peppe Nastri, dice Peppe Nastri, dove è un appuntamento fisso, come vi dicevo, che la serata va avanti fino alle 3:30-4, è una bella serata disco. Questa è la nostra serata disco forte della settimana che è appunto è un infrasettimanale, è di venerdì. Per poi arrivare al sabato, dove ogni sabato il Nami offre un spettacolo live diverso, sempre con gruppi diversi, con generi di musica diversa. Questo sabato... Guarda, è diventato aggressivo nei tuoi confronti. Si è arrabbiato, non so perché. Voleva scherzare. Non so perché si voleva scherzare. Questo è merito del brutto anatroccolo, comunque. È tutto merito del brutto anatroccolo. Cosa? Lo devi dire tu che è merito del brutto anatroccolo. Perché? Perché chi è il brutto anatroccolo? Pubblici. Il brutto anatroccolo ha fatto tutto questo, rende tutto questo possibile. Siamo pubblicizzati, quindi paga il brutto anatroccolo l'intervista di stasera. Paga la mia bellezza. Siamo pubblicizzati il brutto anatroccolo al Nami, quindi ho un'intervista pagata. Grazie. Una sola, considerando che ne fai due. È troppo generoso. Io non avevo capito, guarda, dovevi dirmelo che era sponsorizzato. Ma tu pensa al Nami, no, sponsorizzano solo me. Va bene, vabbè, vuol dire che il brutto anatroccolo. Ma tu non sei sponsorizzato
sponsorizzerà la nostra, il nostro vedi? Locale. Senti, quando farà guarda, io ti voglio tanto bene direttore, però tu adesso ti guardi, puoi mai sponsorizzare il Bruttana Troccolo? No, infatti lo stai sponsorizzando tu, appunto. Stiamo allora sponsorizzando io. Il Bruttana Troccolo con la tua no, treccia dai. Pensiamo al Nami, pensiamo al Nami. Eravamo al sabato, dove appunto abbiamo questo appuntamento fisso tutti i sabati, con, dove offriamo dei live sempre gruppi diversi, band diversi, con generi di musica diverse. Questo sabato abbiamo gli Escher, tanto attesi, tante attese, che è un gruppo rock dove loro sono particolari perché hanno un, come dire, un look particolare. Poverino. Andiamo avanti. Senti, di solito ti dice di accelerare, invece questa volta stasera ti decelera. Si vede che ha un interesse forte stasera. Però, allora... Sì, quindi abbiamo il sabato, appunto, dicevo, questo sabato avremo gli Escher, che è sabato 27 gennaio alle 10 in punto inizia il nostro spettacolo con gli Escher. A seguire abbiamo la discoteca, dove questa settimana, quindi sabato 27, ritornerà da noi dopo un bel po' di tempo Ania, che è una DJ napoletana. Lei ha avuto diverse esperienze, Rimini, Milano, Riccione, e ha un, diciamo, un modo di suonare particolare, a me piace tantissimo, dove ogni volta che c'è lei c'è un ambiente particolare. E quindi per voi che amate la discoteca, prenotate il vostro tavolo a Champagneria per sabato 27, perché è veramente un sabato veramente tanto completo, merita, merita particolare. E a seguire poi terminiamo la settimana con la domenica, dove c'è l'aperitivo, inizia alle 7 di sera, quindi una serata in relax dove praticamente si fa l'aperitivo, si termina verso le 11. Ecco, adesso è arrivata a dire taglia, vedi? Vabbè, adesso mi vuol tagliare la treccia. Ovviamente la settimana con, dopo si ripete, ripete la settimana dopo, sempre solo gli appuntamenti, mercoledì karaoke, venerdì con la serata con DJ Peppe Nassi e Carmine Codino, in preserata il Caraibico. Sabato 3 febbraio live con disco. E ricordo gli appuntamenti di febbraio, due appuntamenti importantissimi. Abbiamo il 13 febbraio con il carnevale, serata sempre con Angelo Izzo, Peppe Nassi e Carmine Caudino, dove tremendo. Sarà una serata in maschera, verrà premiata la maschera più bella. E a seguire abbiamo il 14 febbraio. No, è ognuno che ti va a fare un'intervista, sue. Ti va a fare un'intervista dove in pratica non riesci neanche ad esprimere il proprio ecco, pensiero, bravo. Perché sta lì a romperti i puntini puntini e niente. E basta così. Allora, diciamo l'infoline, perché noi siamo disponibili per feste private. Intervistalo, vediamo che cosa. Beh, dimmi l'infoline, Enzo. Non ti sta scritta che li parto, no? Allora questo è sì, 366-7178-087. Bravissimo Enzo Pellegrino, grande. Vedi come merita bene lui. Allora, volevo soltanto ecco ricordare poi il 14 febbraio con San Valentino, dove anche da questa parte ci sarà una sorpresa, dove avremo una bottiglia di vino particolare, dove si può praticamente scrivere la dedica alla propria metà. Quindi questa bottiglia poi la puoi portare con te e sarà il ricordo di quella serata. Lo so, che non ce la faccio. Bello, com'è romantico lui. Lui è romantico, peccato che non abbia una dolce metà. Allora, questo è il Nami in cucina, il Nami in bar, il Nami in disco, il Nami in tutto. Il Nami è bello. Ci ha fatto dire, per tutti i giorni che non abbiamo praticamente annunciato gli eventi, dovete c'è sapere che sono giornate che noi dedichiamo agli eventi, cioè alle vostre cerimonie, compleanno 18 anni, festa di laurea, 25 anni di matrimonio, qualsiasi festa tu hai da festeggiare. Devi sapere che il Nami ha due wedding planner che organizzano il tema della tua serata, organizzano la tua festa, dove ti faranno, ti creeranno un ambiente veramente ad hoc per te. Quindi per prenotare chiamaci al 366-71-78087 oppure chiamaci allo 089-82-60-81 e saremo lieti di organizzare il tuo evento. Perfetto, non ci resta nient'altro da dire. Direttore, arrivederci, è stato un piacere. Ma no, guarda, adesso vedi, si deve anche far vedere da Enzo quello che fa. Basta, è la mia treccia, adesso mi sto la mia treccia.